Ciao a tutti e bentornati con Code Vein. Proseguiamo avanti in questa sorta di galleria barra miniera con il nostro amico sconosciuto, che però ci sta dando una mano effettivamente. Area mappata. Riposo vicino Vischio. Possiamo livellare? Sì. Perfetto. Punti ferite aumentati, vigore, attacco. Ok. Bueno. Proseguiamo allora. Hey, you. That's... forget it. We'll talk later. Se vuoi parlare, parliamo, non è un problema, eh. We're not far from the surface now. Bene. It's open. Lama della distruzione, vediamo un po'. Vado larga dei corrotti, ma quando è che l'ho presa questa qua io? Checking your equipment. I'll keep watch then. Ah, una spada, semplice. Nuda e cruda, perfetto. Anche questa qua non credo sia male, eh. Neanche un po'. Mi potrebbe piacere, quella del tutorial alla fine, per cui penso che terrò questa per un po'. Sì? Chi c'è? Cartuccia velenosa. Oh cazzo! Ma dove è salto fuori sto qua? Oh! Merda! Ah sì? Gli ho fatto il backstab? Ok. Qualcosa ha fatto su da solo, non ho mai capito. Boo. Materiale del vecchio mondo. Ho cercato di capire come si fa il prosciugamento, che non mi era completamente chiaro. Con control. Così. E così si prosciuga, bene. Utile a sapersi, direi. Bah, non lo so. Spererei di sì. Attivatore MG018, bene. Qui non promette molto bene, Oh cazzo. Maledetto infame. E niente, ogni tanto qualche legnata la prendo, Ferro della regina. Oh là là. Nemico con lo scudo in vista. Ah. Perfetto. Attivatore, bene. Una bella ascia piantata in testa. Decisamente doloroso. Corrotto. Perfetto. E si va avanti. Ma quelli che ho visto là sotto loro, come si raggiungevano? Chissà. Insieme fino all'oblio. Nuovo achievement sbloccato. E qua. E qua. E qua. Chi sarà mai questo? È Oliver corrotto. Ecco chi è, purtroppo. Oliver Collins. Purtroppo è così, ragazzi. Si combatte. O almeno ci si prova. Sì.
Sembra cattivissimo. Oliver Collins. Aiuto. Via. Schiva. Ok. Bravissimo. Ehi là. Oh cazzo. Ho aumentato l'attacco, ragazzi, eh. Porca pacca vacca vacca. Oh shit. Aiuto. No. Stamina finita. Cazzo. No, merda. Ho sbagliato un momento per curarmi. Oila. Cazzo. Au, au, au. Vabbè, ok. Era la prima volta, ragazzi. Come, mi ha curato qualcuno? Ok. E questo qua che cos'è, F4? Cosa ho fatto che mi ha tirato via tutta la vita? Non mica capito, sapete. Bene. Non so perché ho perso tutta la vita facendo quella cosa lì, onestamente. Boh. Vabbè. Ancora? Boh. Qua ho avuto una botta di culo, ragazzi, lasciamo stare, va. Dai, perdonatemi, devo capire un po' le meccaniche. Fra l'altro con la tastiera non è il massimo, mi sa che cambierò col mouse la prossima puntata. Adesso vediamo un attimo. Questa qua era chiaramente la stessa sessione della puntata scorsa. She's all right. By the way, both of you. All revenants must pay a levy. There are no exceptions. Chi sta parlando? A vestige. Best to stay away from those stones. Anyone who touches them is defiled, transformed into the lost. Don't listen to their whispers. Ah, erano loro che parlavano. Someone has to be sacrificed. Without blood beads, we won't make it. Oliver. Once she's settled down, let's get out of here. Dovresti presentarti, sai. Perché Re di Vivo Sconosciuto non mi piace come nome. Qua, ragazzi. I'll keep watch. Go and see if she's all right. Sì. I hear a voice. Qua voi direte: non raccoglierlo! Non raccoglierlo! Il problema è che fa parte della storia raccoglierlo. Per cui raccogliamo. Sapendo a cosa Wait, andremo incontro. Oops! Let go! It'll swallow you up! It's all right. You can do it. Cosa sta succedendo? What the hell? Ma siamo noi quelli lì, così azzurri. Ok, proseguiamo. Qua siamo tipo in un altro regno. Ah, sono ricordi questi qua di Oliver, a quanto pare. Poverino. Lui era il famoso Re di Vivo Gentile, eh.
Without blood beads, we won't make it. The few humans that remain are under Silver's control. Wandering revenants like us, forced to hunt for blood beads, or face death. Even if some revenants must be sacrificed for our survival. Conosciamo un po' la storia di Oliver, poverino. Eccolo qua. I guess you reap what you sow, right? That's all right. What's important is that at least one of us makes it. Mi spiace, poveretto, vabbè. Un idrante giallo. E questi qua sono i nostri amici di ora. Bianca e conosciuto. Is this the past of one of the lost? No. There's no way. E invece sì, sai. This is a memory echo. It's a place where lost recollections still wander. Come, let's move on. If you use that stairway, I believe it should take us back to the world outside this memory. Bella la musica, fra l'altro, Mi piace. Luce. Operazione Destituzione. Una battaglia per la salvezza dell'umanità che fu combattuta dai Redi Vivi, molti dei quali furono creati per la campagna guidata da Silva. Dopo questa battaglia, molti Redi Vivi finirono per infoltire le file dei corrotti e sono ora bloccati da... What the hell was that? Non ho letto l'ultima parola. It was a memory. Carved into that vestige. Spettacolo, come sempre. By the one who left it behind. I didn't expect that I'd get dragged into it too. We both melted into you. I can't believe this. What a power. Detto così suona male. Ci siamo fusi assieme. Come with me. I know a spot where we can rest. I'm Louis. I'm researching blood beads. Louis, perfetto. Nice to meet you. Sarà un compagno che vedremo in tutto il gioco? O farà la fine di Oliver? Speriamo di no, onestamente. Già per Oliver mi è dispiaciuto un sacco. Berserker, detentore del codice Oliver Collins, conferisce forza e resistenza elevate. La sua bassa riserva di icore è compensata da un'armatura pesante. Hai acquisito un nuovo codice sanguigno. Veli di sangue, equipaggiamento realizzato sia per proteggere sia per prosciugare sangue agli avversari in battaglia. Il sangue dell'utilizzatore ne alimenta le qualità difensive e quello assorbito dai nemici viene purificato e trasfuso. Ok. Per assorbire vita praticamente, immagino. Devo ancora provarlo però. Ad assorbire sangue. Ugly, isn't it? È vero. The red mist showed up a short time after the queen was defeated. And when it did, it trapped everyone and everything inside, giving birth to the Society of Revenants ruled by Silva. The Jail of the Mists. As time passed, that was the name people gave to the world inside. Un posto devastato, eh? The creatures trapped inside the miasma wander in a never-ending cycle of death and rebirth. Always searching for blood beads to sustain them. Revenants need to have blood. Without it, they turn into those creatures we call the Lost. The Revenants who captured you were desperately searching for blood, terrified of losing themselves. It's a common fate these days. Come biasimarli, d'altronde. But ripples are beginning to form. You cleared the miasma and revitalized the blood spring. Where did you learn to do that?
Non lo sa. Non sa neanche parlare. Cosa pretendi? Anything you do remember? That's unusual. Losing so much of your memory. I suppose it was the same for her. Probabile. For now, just take it easy. Make yourself at home. Ok, grazie. Base. Oh, finalmente, questo qua è la nostra base. C'è niente da ridere, scusate. Volevo dire qualcosa di intelligente, ma non mi è riuscito. Fa caso. Ops. Teoria. My name. I have no idea what it means. I'm not sure. It was simply decided. One does what must be done. And for me, that is my mission. To stay at your side. I was wounded while I was searching for you. I am not a very capable fighter. Va bene, utile a sapersi. Ciao Bianca. 3666 Foschia, buono. Basta. Per il momento va bene così. A margine della mappa c'è una nota. Parlo con Luis per ottenere maggiori informazioni. Obiettivo di esplorazione? Sì. Volevo obiettivo di esplorazione? Sì. Oh, una muscle car. You're an unfamiliar face. Has Louis stuck his head into another pot of trouble? Well, it's none of my business, really. Anyway, I'm Coco, a merchant by trade. Stop by if you need anything. Va bene. Tutti questi punti viola qua, cosa sono? Leggi il messaggio. Bonus Season Pass, mia alternativa bianca. Parla con la statuina nel deposito sotterraneo per usare il PNG di Season Pass, mia alternativa bianca, come compagno. Utile a sapersi. Bonus prenotazione Araldo. Puoi riscattare il codice sanguigno del bonus prenotazione Araldo nel deposito sotterraneo. Ok. Astrea. Chi sono sti qua? Cos'è sta roba? Boh. Modifica aspetto. Vedete qua possiamo ancora cambiare il nostro aspetto, eh. I vestiti, vabbè, ma lasciamo stare, dai. I vestiti li farò per conto mio, non vi preoccupate. Termina. Rivedremo più avanti. Rivedremo più avanti. Parliamo intanto con gli altri ragazzi della base. No, sorgente termale. What? Tu chi sei? All revenants carry some secret with them. Don't do anything funny. I'll be keeping an eye on you until this talk with Louis settles down. Quindi il nome di questo è amico di Louis. Che brutto essere conosciuto così. I'm Rin Murasame. I provide the back home support for all the explorers here. Negozio di armi. I've got my own reasons for why I can't go into combat with you, but I'll provide your weaponry and maintain it for you. Anyway, relax and make yourself at home. Okay. I'm really sorry. Right now I'm in the middle of a periodic equipment inspection. Okay, no. You'll be able to upgrade your weaponry once you and Louis are done talking. Ok, ho afferrato, non posso comprare niente, va bene. Questo? There you are, the revenant that Louis sees so much potential in. I'm Davis. I go around for the provisional government as part of the investigation into the depths. Just as a warning, try not to stir up any trouble. If you do. Ehi, che cazzo. There you are. I'm Davis. Just as a warning, if you do, I won't be able to do my job and, well, you get it, right? Sì, mi ucciderai, va bene, ho capito. Musica no, fa lo stesso. Adesso lo facciamo, questo così saliamo di livello. Inizia addestramento. Basta, basta, basta. Termina addestramento, perfetto. Utilissimo, eh. Merda. Per allenarsi va più che bene, immagino. Saliamo di livello. Vai. Perfetto. Ok. Salire di livello sicuramente non fa mai male.
Dobbiamo parlare con Luis, allora. Parliamo con Luis. L'abilità di trarre strength from experiencing memories. The power to revitalize blood springs. Both unprecedented. Sorry, but could I get a sample of your blood? We might understand more if we analyzed it. Prendi pure. It won't be much, just a small vial, so you won't need to worry about bloodthirst. It'll take a while to get the results. Take it easy in the room back there while you wait. La stanza laggiù? Ah, bello! La mia cameretta! Oh, che bello! Stenditi, ok, oppure... Quanto grande è sto posto? Stenditi anche qua. Ma qual è il tuo letto allora? Forse è in mezzo nomade. Ah, qui siamo, capito. Allora, esploriamo anche giù visto che ci siamo. Le segrete della base. Luogo spettrale, cazzo. Ah, ok, ho capito, capito. Araldo, detentore del codice sconosciuto, vanta una potenza elevata e doni unici utilizzabili solo con determinazione. Ah, un nuovo codice sanguigno addirittura. Però, cioè, come bonus per ordine mi hanno dato un codice sanguigno. Da mettere qua praticamente. Eccolo qua, Astra e Araldo. Vabbè, utile sapersi. Utile sapersi, ragazzi. Dormiamo? Sì, dormiamo, dai. Qua. Stenditi. Sei comodo, Sephiroth? No, sto scherzando. Sei comodo, Lefarry? E adesso? Bello. A cos'è servito? Non lo so. Vediamo se adesso possiamo tornare da Luis. Luis, hai fatto? I've done what I can to look into your talents and have confirmed something surprising. Revenants have blood types that differ from those of humans. These types greatly affect a revenant's abilities. However, your blood has no specific type, or maybe more accurately, your type is broken. Your abilities, and the fact that you have no specific type, might be due to your being what we call a void type. You were able to gain another revenant's power through a vestige, right? That phenomenon is unique to void types. Yeah, that's true. Supposing you are a void type, there's a test I'd like to perform. Don't worry, I'll get something out of it. I'm going to give you some of my blood. My theory is correct. It should act as a medium that will give my power to you. Proviamo. Here goes. Interessante come cosa. Au, sembra doloroso, cazzo. Prometeo, detentore del codice Luis, equilibrato per combattere, ma fragile. I suoi doni potenziano schivate e parate. Ah. Did you go visit Murasame and Coco? They should be ready to do business now. Okay. Weapons and blood veils are vital parts of a revenant's kit when exploring. See? You should take another look at them. If you've got materials, upgrade and transform them. Once you've got that settled, talk to me again, and we'll continue where we left off. Va bene. Quindi Coco vende i veli del sangue? Eh sì, è vero. I've got just about anything you want. Vedo, vedo. Allora, vendi, acquista, scambia. Even the lost are valuable customers if they bring the right coin. Let me know if you need anything. Ok. Scambia cosa vuol dire? Dai oggetti di valore. I'm not sure you're cut out for business. Perché? I'm not sure you're cut out for business. Punti scambio.
Are those geisha noodles? I hear revenants like those even more than humans do. Sto facendo cose puramente a caso, eh. Mhm. I'm not entirely sure that's a good thing, but that's the way it is. Ah, punti scambio richiesti 3. 3, 10, 10. Ah, e lei ne ha 5, ok. I'll be happy to take that. Don't worry, you won't see it on my shelves. Cromo mercurio, materiale molto prezioso realizzato unendo un minerale speciale con del sangue. Chiedi a Murasame di usarlo per trasformare un'arma o un velo di sangue e infondergli proprietà rallentanti a scapito delle proprietà di attacco dell'arma dei doni. Ah. Oggetto che consente di utilizzare il segno Elogia 02. Acceleratore di doni, un medicinale dall'aspetto comune, stimola il flusso sanguigno riducendo il tempo richiesto per usare i doni. L'utilizzo dei doni richiede molta concentrazione e capita spesso di venire colpiti mentre li si prepara. Ok. Vabbè, per il momento non prendiamo niente. Abbiamo dato dei doni, va benissimo così. Cambia finestra. Cosa vuol dire cambia finestra? Non voglio doni, come si fa a tornare indietro? Ma che cazzo? Bene ragazzi, incredibilmente il gioco mi si è bloccato in questo menu qua. Non riesco più a tornare indietro, non sto scherzando. Qualsiasi cosa faccio, qualsiasi tasto io prema, non riesco più a tornare indietro. E fra l'altro, per sbaglio, insomma, cercando di uscire dal menu, ho comprato questo e questo. Non riesco più a tornare indietro da sto menu, mi tocca fare Alt F4 per chiudere il programma. Incredibile, ma vero, speriamo che abbia salvato, grazie, alla prossima puntata, sperando che non capitino più queste robe qua. Veramente non riesco più a fare nulla. Boh, grazie, alla prossima.